Averone, Ciaia e Beretta hanno avuto un virus intestinale con febbre, quindi non sono disponibili. Normale che in questo momento siamo concentrati più su recuperare i giocatori, perché è normale, non sono passate ancora 48 ore. In questo momento, anche oggi, insomma, molti ragazzi lamentavano qualche fastidio. È normale che oggi abbiamo preparato la partita e domani, insomma, sarò un po' più concreto su quello che riguarda la formazione. Di massima vorrei dare continuità, è evidente che bisogna far fronte a delle difficoltà fisiche, abbiamo qualche giocatore insomma anche su di età e quindi chiaramente fare tre partite ravvicinate come è già successo è un po' un problema. Stanno tutti abbastanza bene, sono fiducioso insomma di recuperare un po' tutti. Anche se è una partita difficile contro una squadra che sta ammazzando il campionato è evidente, insomma non lo devo nemmeno rimarcare. Nel calcio però si parte sempre 11 contro 11 e le partite vanno giocate. Io credo che se c'è una squadra in questo campionato che può mettere in difficoltà per me è l'Ascoli e quindi io in questo ci credo. È chiaro che bisogna andare a fare una partita di grande fame, di grande umiltà, grande determinazione, gettare il cuore oltre l'ostacolo, cercare di fare una partita straordinaria perché chiaramente per battere questo tipo di Benevento serve un'impresa. Beh, pienamente soddisfatto no. È normale che si poteva fare sicuramente qualcosa in più. Ovviamente fuori casa, il nostro cammino in casa è stato un cammino importante, quello fuori casa ormai l'abbiamo detto tante volte, è stato un cammino deficitario. I punti insomma sono dei punti buoni, la classifica è una buona classifica, è chiaro che noi vogliamo migliorare per puntare sempre più in alto e soprattutto dobbiamo fare tesoro di questa prima parte di campionato, di questo girone di andata per non commettere gli stessi errori nel girone di ritorno.